amiche e amici, tutti quanti che hanno preso una pedana vibrante, che mi hanno chiesto un tutorial per i programmi, ok? Perché i programmi non sono spiegati a sufficienza nel libretto di istruzione. Vi spiego innanzitutto come funziona con la pedana vibrante o con qualsiasi attrezzo ginico con cui io interagisco. Io tento, ok, di migliorare il prodotto sempre. Allora, questo è il primo prototipo che mi è arrivato. Noterete che c'è un cerchio in mezzo che ho tolto. L'ho tolto perché per me avere qualcosa che è instabile su una pedana vibrante potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza della vostra articolazione. L'altra cosa che è importante su una pedana vibrante è la posizione dei piedi stessi, ok? Così io non volevo nulla sotto i vostri piedi che poteva, diciamo, farti perdere l'equilibrio. Dall'altra parte, di solito vi consiglio di lasciare le gambe più larghe possibile su una pedana vibrante per avere risultati. L'altra cosa, potrete magari notare che in questo momento questa pedana vibra di meno di quelle che faccio in televisione, perché questo è il prototipo, ok? Non ho quello altro, non ho l'originale a casa, perché comunque c'è stato un boato, abbiamo venduti tanti e stanno in giro tanti, e di conseguenza ti posso far vedere soltanto con queste pedane in questo momento. Però volevo farti vedere che è molto meno potente. Molti di voi dicono: ah, ma io ho visto altre pedane vibranti, sono uguali, non sono uguali. Difidatevi di una imitazione anche visivo, perché non è la pedana vibrante che di per sé che ti cambia, ma la tipologia di vibrazione e la potenza delle vibrazioni. E noterete che io sono a 70 di 99 e non sembra tanto. Questo è 99, ti posso garantire, di quello che vi ho fatto fare ci sono due motori e non uno, che produce una vibrazione talmente intensa che vi invito di cominciare con un'intensità bassa, ok? Perché in comparativa questo sarebbe tipo 20 di quell'altra pedana, ok? Non il 100% della potenza. Questa è la prima cosa. Adesso andiamo a spiegare i programmi. Allora, abbiamo la scocca. Allora, la scocca con il nostro computer di bordo. Ci sono i bottoni sinistra, la tua sinistra e la tua destra. Sulla tua sinistra vedrai non soltanto il pulsante on, ma sempre troverete proprio l'accensione, la start in assoluto, ok? Così. Quando accendete da dietro la vostra pedana vibrante l'accensione, la prima cosa che vedrete sono quattro righette. Spingete il bottone totalmente a sinistra, quello che è Start, vedrete HA, ok? HA00. Questo è manuale, ok? Quando si chiama manuale è quello che io quasi sempre personalmente utilizzo, perché mi permette a di time, posso aumentare o diminuire i minuti, ok? Fino a 20 minuti. Poi in secondo battuto, quando faccio partire la mia pedana, spingendo su on, lui comincia a vibrare, e con speed io posso aumentare o diminuire le velocità delle vibrazioni. Altrimenti spingete adesso sulla vostra destra accanto la P, off. Spingendo off, ritorniamo a spingere adesso sulla P che sta a destra dell'off, e noterete che si dice P0. Questa è la prima programma che partirà da intensità 04. P1, 02 partirà da 02. P2 programma 2, che sarebbe in pratica la terza programma, la quarta se contiamo anche il manuale, parte da 08. P3 parte da 12. P4 parte da 18. P5 da 05. P6 da 12. P7 da 15. P8 da 09. P9 da 06 e poi ritorno sul manuale. Allora, partono da 06, e quali sono i fattori che incidono sui nostri programmi? Allora, mettiamo programma 2, ok? Parto con programma 3. Spingo on, lui comincia a vibrare a 12, ok? Per 20 minuti. A 12 guardiamo l'orologio e cambierà la velocità in su e in giù, variando l'intensità durante l'arco della mia allenamento. E questo mi permette magari di recuperare, perché siccome le vibrazioni possono essere molto intense, specialmente con la pedana plus, quella che io ho modificata per voi, ok, vedrete che ogni tanto vorrete di avere un recupero. Recupero, quando siamo nei programmi, ci pensa alla pedana stessa, perché lui di solito cambia la velocità minuto per minuto. L'altra cosa che potrei fare è chiudere le gambe, perché chiudendo le gambe rendo meno intenso all'istante la vibrazione,
Allora, il minuto è passato e lui è passato da velocità 12 a velocità 14, ok? E questo vuol dire che piano piano che vado avanti, cresco, mi riscaldo, mi preparo, specialmente per i nostri amici che potrebbero avere problemi di vene o di capillari, perché molti di voi dicono: ma la posso utilizzare la pedana se ho problemi delle capillari? Allora, se ci avete problemi delle capillari, avete bisogno di condizionarli. Uno, vi sempre consiglio di prendere un integratore che protegge le vene, come Pharmaven, che è ricco di proprio fitoterapici che vanno a potenziare il ritorno venoso e linfatico, potenziando proprio la parete o le pareti venosi, ok? Dall'altra parte cominciamo piano, cioè non è che tu prenderesti il tuo corpo e le porteresti subito a fare la maratona il primo giorno che mettete le scarpe di ginnastica. La struttura deve essere portata, condizionato, migliorato e cambiato. Così quando noi adesso lui si è ritornato a 0,8, ok? Sta variando il mio allenamento, permettendomi di andare, ok, a diverse velocità per riscaldare, per recuperare, per tonificare e per, diciamo, stimolare tutto quello che fa la pedana vibrante, cioè tonificazione muscolare, drenaggio della ritenzione idrica, aiutandoci la densificazione delle ossa, richiamando o trattenendo il calcio delle ossa, migliorando il tessuto connettivo e le aderenze dei meristemi della cellulite e migliorando, stimolando i fibroblasti a migliorare la qualità della pelle. Tutto questo è fatto sempre, non è che dovete scegliere il programma per, non c'è il programma per i muscoli o il programma per gli meristemi della cellulite. La pedana fa tutto in contemporanea allo stesso momento, ok? L'altra cosa è che non necessita di fare più di 20 minuti al giorno. 20 minuti di vibrazione al giorno è più che sufficiente, ma non è aerobico, così per questo vi invito di fare anche un lavoro aerobico. L'altra cosa, gambe piegate, sia quando siamo con i piedi, sia quando siamo con le braccia e senza l'orologio. Non teniamo l'orologio mai in contatto con le basi, con le vibrazioni, perché potrebbe non essere il massimo per le nostre orologi. Quando sono su, se voglio allenarmi le braccia, rimango con le braccia piegate. Il trucco è di non sentire mai, poi mai, ancora di nuovo dico mai, che ti balla la vista, che ti balla la voce, ok? O senti le vibrazioni nella testa. Questa è il primo regola del qualsiasi pedana vibrante. Ecco perché non voglio mai vedervi gambe tesa, perché potreste sentire nella schiena, nella zona cervicale e nella testa. Ok, io spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Sapete che la pedana che ci avete a casa è assai più potente di questo prototipo che ho io a casa, cambiato per voi, due diversi motori. Spero che vi state trovando molto bene con le vibrazioni. E con altre domande scrivetemeli qui e provo sempre giorno dopo giorno a rispondere. Baci dalla Jill.